Ciao a tutti e bentornati sul canale! Oggi nuovo video haul, voglio farvi vedere tutte le cose che ho acquistato nell'ultimo periodo con i saldi. Quindi ci sono un po' di cosette che vi voglio mostrare e iniziamo subito dal mio preferito in assoluto come acquisto di quest'anno, perché è stato l'abito che ho praticamente indossato allo spettacolo che ho fatto in Sicilia. Se non l'avete visto, vi ho fatto vlog, sono ben due vlog dove appunto vi faccio vedere quello che è successo in quel weekend. Vi lascio qui sicuramente il link da qualche parte, lo trovate anche giù nell'info box. E ho indossato praticamente questo vestito che ho preso da Telly Whale, che è bellissimo, ve lo faccio vedere. È praticamente un abitino con le spalline, corto, con questo scollo a cuore, è tutto nero, però ha tutte queste perline che danno un sacco di luce, e poi ai lati, ai fianchi, ha due veli neri lunghi, bellissimo, molto elegante, molto sofisticato, ecco. Ed è stato un furore a quello spettacolo perché mi hanno fatto tutti i complimenti per il vestito, quindi veramente è bellissimo, e l'ho pagato 29 euro in sconto. Poi passiamo a Stradivarius, dove ho comprato praticamente questi stivaletti, questi mezzi stivaletti. C'è l'una dietro che mi dà fastidio, vieni qua, vieni qua e ti vedi, vieni qua, vieni qua. Ciao amore, che stai facendo in mezzo ai miei acquisti? Ti vuoi mettere un vestito? Un vestitino ti vuoi mettere? Un vestitino? Eh? Non sei piccola. Comunque, questi mezzi stivaletti che sono tipo a calzina, sono ottimi perché come me ha le caviglie molto molto strette e sono bellissimi sotto le gonne. E questi non mi ricordo quanto li ho pagati perché li ho presi nel periodo dei saldi, ma non erano in saldo, comunque credo una ventina di euro. Ho preso due cosette, anche queste non erano in saldo, le ho prese praticamente durante il periodo dei saldi, ma non erano in saldo perché facevano parte della nuova collezione. Ho preso questa giacca, questo tailleur grigio, molto bello, è veramente stupendo, che ho pagato 29,95 euro. Questo qui, vabbè, poi magari ve lo faccio vedere bene addosso. Dopodiché ho preso anche questo pantalone simil pelle, anche questo l'ho pagato 19 euro ed è molto molto carino perché è super aderente e lo preferisco ai leggings in pelle che non metto più perché scolorivano, cioè mi facevano tutte le gambe nere, non so perché, l'avevo preso da Terranova, insomma. Nulla di particolare, però era veramente fastidiosa quella cosa. Siamo a Bershka, dove ho preso un po' di cosette, tipo, allora, ho preso questa camicia, come potete immaginare in saldo non c'ho ben niente. Vabbè, comunque ho preso questa camicetta che è molto carina e ha praticamente il cravattino davanti, una specie di fiocchetto, ecco, che va davanti, poi viene stinto. E è fatto in questo modo, con questa fantasia, ed è molto carina. Volevo da tantissimo tempo queste camicie con il fiocchetto davanti, anche perché sono tornati tantissimo di moda i fiocchetti alle camicie, bellissimo. Trovo che siano molto eleganti e molto stile francese. E questa è veramente molto bella, mi piace come fantasia, mi piace tantissimo questa camicia, che ho pagato 17,99. Poi ho comprato invece durante il periodo dei saldi questa gonna qui in vellutino con i volant davanti, questa minigonna che è spettacolare, mamma mia che fastidio sta luce, che è spettacolare, devo trovare una soluzione per modificare questa luce. È spettacolare, tutta in vellutino, è molto bella, molto elegante, mi piaceva tantissimo, l'ho acquistata, non mi ricordo il prezzo, ma sicuramente era col 20% se non mi sbaglio di sconto, perché era proprio il primo periodo dei saldi. Sempre da Bershka una cosa molto semplice, un jeans, che io adoro i jeans di Bershka, infatti quando ci sono i saldi cerco di prenderne sempre il più possibile. Questo è molto semplice, fatto in questo modo, di questo colore, e ha un giusto giusto uno strappo sul ginocchio, semplicissimo, insomma, nulla di particolare. Non l'ho preso in saldo, non l'ho preso in saldo, io non prendo mai niente in saldo, e l'ho pagato comunque 19,99 euro, nulla di che. Zara, però Zara Kids, dove ho trovato delle cose fantastiche, perché riesco a trovare sia delle maglie che delle giacche spettacolari da Zara Kids pagandole pochissimo, e mi vanno bene. Tipo, ho preso questa maglia
questa maglia bianca maniche lunghe con questa scritta tutta in oro, e ho preso anche il cardigan, questo cardigan qui semplicissimo, senza tasche per giunta, molto molto semplice, e pagate pochissimo, non ricordo il prezzo, ma comunque se non mi sbaglio 7 euro la maglia e 14 il cardigan. Ho comprato anche sempre da Zara Kids questa maglietta, questo maglioncino peluscioso rosa a maniche lunghe un po' gonfie, semplicissimo, anche questo l'ho pagato sui 14 se non sbaglio. Ho preso anche questa maglia, anche questa semplicissima, con dei volant sulla manica e lungo il fianco, però non mi piace il tessuto, anche questo l'ho pagata pochissimo come maglia, se non sbaglio anche meno degli altri, credo un 9,99. Non mi piace il tessuto, poi quando emana un cattivo odore davvero, non so perché, però la lavo, la rilavo, la metto fuori ad asciugare, ci metto 3 quintali di profumo sopra. Oggi è così, è un casino a casa mia. Ci metto 3 quintali di profumo sopra, ma non cambia. La stoffa puzza e non mi piace per niente, purtroppo è così. Poi, sempre da Zara, ho trovato questa occasione, ho comprato questa giacca molto carina, è in lana grigia, è un cappottino a campana. Non so se si vedrà, io ci provo a farvelo vedere, insomma, poi vabbè, vediamo. È corto, arrivo ovviamente sul sedere con questo cappuccio che è meraviglioso, bellissimo, stupendo veramente, e anche questo ho pagato pochissimo, se non mi sbaglio intorno ai 30 o anche meno. E infine ho preso questa camicetta sempre da Zara Kids, semplicissima, però è a vestito, è un vestito praticamente, sì, sotto ce ne sta un'altra. E questa anche l'ho pagata, se non mi sbaglio, 22. Adesso se c'è ancora sicuramente è in offerta, perché non l'ha presi con i saldi. Infine, da Zara ho finito. Passiamo a Pull&Bear, dove ho preso una semplicissima felpa, che mi piaceva tantissimo, che è questa qui. È corta, grigia, con questa scritta, ma è talmente morbida dentro, perché è felpata, che è veramente super super calda. Questa qui pagata all'incirca 9 euro, Candida, proprio ieri ho preso due cosette. Da Candida c'erano dei saldi pazzeschi, delle cose anche, devo dirvi, molto carine effettivamente. Allora, ho preso questa camicetta, che mi piaceva molto per la fantasia, pagata 9,99 euro, c'è ancora l'etichetta del saldo, con le stelline nere, molto bella, mi piace tantissimo da mettere sui jeans, quelli chiari. Il rosa mi sta facendo impazzire ultimamente, infatti compro quasi tutto rosa, mi dovrei fermare perché sennò ho tutto l'armadio rosa. E poi infine ho preso questa maglietta, questo maglioncino con i volant, anche questo molto bello, con i volant sul petto, così. E infine ha le maniche a campana, questo è molto particolare ed è anche molto morbido, pagato pochissimo, 7,99 euro, e c'erano dei maglioncini molto molto carini, anche quelli con le perle che si usano tantissimo, e ho visto moltissimi capi da Candida uguali e spiccicati a Shinside. Non solo, ho visto invece anche da Bershka le nuove felpe con i manici in pelliccia che trovate da Shinside, solo che da Bershka costano di meno. Idem anche questi capi qui che trovate da Candida, tipo quelli con le perline, maglioncini con le perline, da Shinside costano un botto, mentre da Candida costano molto molto di meno. Quindi dateci un occhio, ecco, se vi piacevano delle cose da Shinside, se volevate ordinare, perché da Candida c'è praticamente tutto a pochissimo prezzo. Passo alle scarpe, ho comprato questo paio di stivali alti color non lo so, taupe beige, molto molto semplici, di Tamaris, mi ricordo, comunque li ho presi da Zalando in camoscio, arrivano sopra, leggermente sopra il ginocchio, comodissimi. Sono molto carini da mettere appunto sia sotto le gonne che sopra i jeans, molto molto carini e molto comodi. E in abbinato ho comprato anche la borsa dello stesso colore di Anna Fields, molto carina, molto semplice, dentro è fatta così, ha un'altra, una specie di pochetta all'interno, e pagata
costa poco anche questa, gli stivali li ho pagati all'incirca una ventina di euro con i saldi e la borsa anche quella, una ventina di euro. Avevo anche un buono sconto da Zalando, quindi in tutto ho speso 40 all'incirca. E infine, siamo arrivati alla fine veramente, ho preso un pigiama da The Zenith, se non sbaglio ne ho preso anche un altro, ma l'ho messo a lavare, ma non mi ricordo qual era. Vabbè, alla fine ho preso un pigiama che è di Natale, però mi piaceva talmente tanto che l'ho preso lo stesso, che ha praticamente il sopra fatto di questa maglia plusciosa così, anche l'alberello, molto molto carino e caldo, e poi il sotto è fatto così, sempre con le candy cane, le stelline, molto natalizio ovviamente, ma tanto adesso di questo periodo non lo metto neanche perché è troppo pesante, quindi sicuramente lo sfrutterò per Natale dell'anno prossimo. E questo qui però l'ho trovato nel reparto bambini, infatti è per 13-14 anni, mi entrano le cose da bambini perché sono molto minuta, comunque sia, e l'ho pagato all'incirca 8 euro se non mi sbaglio, quindi l'ho pagato pochissimo, se pensate che i pigiami di The Zenith costano all'incirca 25 euro, insomma è un vero vero affare. Poi visto che ci siamo vi faccio vedere anche un pacchetto che mi è arrivato da Primo Bio, che è un sito online, che mi ha inviato tre prodotti, ve li volevo far vedere appunto. Questo qui della Cosnature, che è un balsamo alla rosa che io ho già iniziato a provare, devo dire che non è affatto male, ha un buonissimo profumo e lascia i capelli molto morbidi, veramente sembra un ottimo balsamo, poi vedremo insomma nell'utilizzo. Infine mi ha inviato due prodotti di questa nuova casa cosmetica che si chiama Suprema Olea. Una maschera in tessuto, una maschera distensiva con olio di oliva, perché questa azienda produce proprio vini e olio, è questa qui, e si trova a Macerata se non sbaglio, sì, infatti se la conoscete fatemi sapere. E oltre alla maschera mi è inviato anche un siero viso anti-age illuminante all'olio di jojoba, che è questo qui, che non vedo l'ora assolutamente di provarlo. Questi comunque erano i miei acquisti, vi ho fatto vedere anche queste due cosette che mi erano arrivate, che poi ovviamente più la vi farò sapere come sono. Penso insomma che il mio video vi sia stato utile, vi abbia fatto un pochettino di compagnia, se vi sono piaciuti i miei acquisti mi raccomando lasciatemi un bel pollice in su, e io vi mando un grossissimo bacio, ci vediamo presto in un prossimo video, ciao!